La diocesi di Faenza e Modigliana si è raccolta martedì mattina per celebrare i funerali di Monsignor Giuseppe Piazza. Nella chiesa di Santa Maria Fuori Sport, 400 persone hanno assistito alla benedizione della salma del sacerdote carismatico, gentile, sempre disposto ad ascoltare la parola degli altri. Don Giuseppe Piazza, per la comunità manfreda, era un'istituzione. Lo stesso vescovo, Monsignor Mario Toso, a Faenza da solo 2 anni, aveva imparato a conoscere l'importanza di Don Piazza, che ormai da tempo si era ritirato a vita privata, dal racconto dei fedeli e degli altri ecclesiasti, riconoscendone la caratura morale e gli sforzi nell'opera di comunicazione dei valori della dottrina cristiana. Prima della benedizione del feretro, il vescovo ha sottolineato come la diocesi e la città faentina abbiano perso una guida silenziosa a cui ispirarsi. 95 anni, Don Giuseppe Piazza non era solo il prete buono, come lo chiamavano i faentini. Negli anni, infatti, le doti di quest'uomo, dalla piccola statura fisica, erano arrivate fino a Roma, dove era stato eletto cappellano di Sua Santità. Profondamente devoto alla Madonna, per la quale nutriva un affetto filiale, Don Piazza era anche uno dei pochissimi sacerdoti italiani a poter celebrare la Santa Messa al Santuario di Lourdes, dove periodicamente si recava insieme ad un gruppo di fedeli all'interno di un personalissimo cammino dei 15 santuari, ben conosciuto dai suoi parrocchiani e da molti amici. Al termine della funzione religiosa, la salma di Don Piazza è stata tumulata al cimitero dell'Osservanza di Faenza.